Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dallo stadio di Alberoro. È la prima partita casalinga dell'Under 16 dell'Arezzo, che settimana scorsa ha avuto la sua partita sospesa. L'Arezzo Under 16, allenato da Andrea Sussi, affronta in casa il San Marino Academy. Andiamo a vedere le formazioni, cominciamo dall'Arezzo con Bruni in porta, poi Bartoli, Fabianelli, Nannini, Gallorini, Maggi, Veltroni, Berneschi, Sinani, Socea e Occhiolini. Vediamo anche il San Marino allenato da Filippo Masolini, con Crescentini, Amico, Pasolini, Lepri, Pavani, Castellani, Daddari, Dolcini, Spendi, che ha segnato la doppietta nel 2-2 con il Fano del primo turno di campionato, poi Pasolini e Rossi con l'arbitro di questa partita, che sarà il signor Pezzatini, assistito da Cerofolini e Cucciniello. Sinani si gira, la gran conclusione, la gran respinta di Crescentini, prima palla gol per l'Arezzo con Sinani dentro l'area di rigore, con la parata, la respinta del portiere del San Marino Crescentini. Gran palla verso Occhiolini da parte di Socea, Occhiolini dentro, non ci arriva Sinani, ma Veltroni sì, per il gol dell'1-0 dell'Arezzo al quarto minuto. Veltroni, ma splendida apertura da parte di Socea, che ha cambiato completamente gioco, ha servito Occhiolini che l'ha rimessa in mezzo a casoterra, non c'è arrivato Sinani, ma è arrivato Veltroni per il gol dell'1-0, bellissima azione dell'Arezzo, soprattutto per come è iniziata con il cambio di campo di Socea. Dopo 4 minuti dunque l'Arezzo passa in vantaggio. Veltroni la mette giù bene, lo aspetta Pasolini, Veltroni la crossa per Sinani che si coordina, la girata, la torsione di testa. Fabianelli, attenzione che la palla diventa buona per Spendi. Prova ad andare via, Maggi, Spendi lo salta, attenzione, poi finisce a terra, rigore. Calcio di rigore per il San Marino per questo intervento di Maggi su Spendi. E Spendi era riuscito a mettersi davanti al difensore dell'Arezzo, poi c'è stato il contatto per l'arbitro. E calcio di rigore. Fischia l'arbitro, parte Spendi, destro, è spiazzato Bruni per l'1-1. Ha pareggiato dunque il San Marino con il suo attaccante Steven Spendi. Terzo gol in campionato. Dopo abbiamo detto la doppietta realizzata nel primo turno e siamo sull'1-1. Poi da dietro il lancio di Pavani, attenzione al limite, c'è Dolcini, fa proseguire per Spendi che cerca di toccare morbido verso la porta, palla sul fondo. Maggi verticale, attenzione al controllo di Occhiolini, Maggi la mette in avanti, gran controllo di Socea subito per Veltroni, avanza Veltroni, 1 contro 1. Veltroni, arriva addirittura Bartoli, cross di Bartoli, diventa un tiro praticamente, calcio d'angolo per l'Arezzo. Alla fine parte Lepri, Lepri contropiede, sta scattando Rossi, Lepri fa tutta la fascia in corso da Gallorini. L'uno contro uno, Lepri, cross, c'è Spendi, tutto solo, Spendi non riesce a indirizzare meglio verso la porta, ma questa è stata un'occasione davvero colossale. Una grande giocata nello stretto, ancora Spendi riesce a dare bene per Pasolini, cross direttamente verso la porta, è stato attento Bruni, perché qui poteva scapparci magari la traiettoria beffarda, attento il portiere dell'Arezzo, poi Nannini, Occhiolini largo pronto a scattare, parte bene Nannini, Amico che sta arrivando, cross di Occhiolini, attenzione a Socea, ha tirato una bordata centrale, si è salvato Crescentini sulla conclusione secca, a botta sicura da parte di Socea. Qui giocata di Socea molto bella, quindi Veltroni per Bartoli, in mezzo Sinani, la porta era vuota e va sul fondo, occasione d'oro per l'Arezzo per trovare il 2-1. Veltroni, Veltroni,
Beltroni se l'allunga, Mussi prosegue, Occhiolini, 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 riporta in vantaggio l'Arezzo, riporta in vantaggio l'Arezzo, 2-1, azione prolungata con Beltroni che ha dato una gran palla in mezzo, Mussi che il quale poi ha fatto proseguire per Occhiolini e l'Arezzo dunque trova il 2-1 al 13esimo. Ripassa in vantaggio la formazione Amaranto con uno dei migliori in campo, ma un'azione corale ancora una volta. Spendi, cerca di passare, Spendi, tutto regolare. Rimasto giù, Fabianelli, palla in mezzo, Lepri, tutto solo! Sopra la traversa, che occasione qui. Altro lancio questa volta di Castellani, Spendi, posizione buona, Spendi in area di rigore. Gallorini su di lui. Spendi, occhio, Spendi ancora, Spendi, resiste e poi Bruni sul fondo, ha chiuso sul primo palo, grande intervento perché c'era solo dall'altra parte Gatti. Sul rilancio l'Arezzo prova a aggredire qui con Mussi, c'è un errore che favorisce la conclusione a pallonetto da parte di Veliu che si infila per il 3-1, Veliu chiude il conto. Proprio ormai allo scadere, qui c'è stato l'intervento mancato di Pasolini, ne ha approfittato Veglio che con un pallonetto morbido ha superato Crescentini per il 3-1. Eccolo che arriva la palla in mezzo, Spendi e poi il gol. Arriva il gol di Gatti, Gatti segna nel recupero e la partita si riapre all'improvviso al 41esimo e 20, manca un minuto e mezzo. Torna in partita il San Marino proprio per questi scampoli finali. Prima Spendi e poi è sbucato Gatti sul secondo palo. E l'arbitro fischia alla fine. L'Arezzo batte 3-2 il San Marino Academy. Insieme a mister Andrea Sussi, che partita abbiamo visto? Che è una partita buona, ha detto ragazzi. Sì, è una partita buona. Venivamo da un 4-0 a Pesaro non omologato per via del maltempo. Domenica scorsa per mezz'ora abbiamo giocato bene, benino, abbiamo tenuto il campo e poi alla prima difficoltà siamo crollati. Oggi ho visto una squadra che per molta parte del primo tempo ha giocato bene, poi purtroppo abbiamo subito il pari, però non si è sciolta come, o non è crollata mentalmente come a Pesaro. Ecco, tra l'altro abbiamo visto, si vede che predilige questo gioco palla a terra, scambi rapidi, abbiamo visto dei bei cambi anche di campo, cioè chiedi ai tuoi questo? Certo, noi abbiamo un modo nostro di giocare fatto di fraseggio a centrocampo e verticalizzazione improvvisa. Stiamo lavorando, io ho preso questi ragazzi da 4-5 settimane, la strada è quella giusta, fanno quello che gli chiedo, quindi fanno quello che gli sto chiedendo durante la settimana, quindi questa è la strada giusta, l'impegno è il massimo, ragazzi sono bravi ragazzi fuori dal campo e secondo me c'è anche delle buone individualità. C'è una trasferta lunga, l'unica diciamo di un girone strano, no? Perché sono tutte squadre del centro Italia e poi c'è Pordenone. Sì, ora c'è questa trasferta la più lunga del campionato, poi ci sarà due giornate di sosta che ci permetteranno di perfezionare certi meccanismi. Domenica sarà una trasferta difficile perché Pordenone è una società che punta molto su tutte le giornate.